Buongiorno, sono Sara, sono un'infermiera, lavoro alle cure primarie del distretto di Pieve di Soligo. Oggi vi spiegherò la somministrazione dell'eparina per via sottocutanea. Il materiale occorrente è un disinfettante a base alcolica, oppure è sufficiente lavarsi le mani con acqua e sapone. La siringa pre-riempita che andremo a somministrare, dei batuffoli di cotone, il disinfettante a base alcolica e un contenitore per la raccolta della siringa. Assicurare al paziente una posizione confortevole, un ambiente ben illuminato e senza distrazioni, verificare l'integrità della confezione della siringa, preparare il materiale, per cui disinfettare le mani. Aprire la siringa, la confezione della siringa, preparare il batuffolo col disinfettante e preparare il contenitore in cui smaltiremo la siringa una volta effettuata la puntura. Ridisinfettiamo le mani per prepararci alla puntura. Verificate che sia presente la bolla all'interno della siringa perché ci serve per spingere completamente il liquido all'interno della zona scelta. Le sedi di iniezioni sottocutanee sono la pancia, la parte superiore del braccio e la parte superiore della coscia. Vediamo la somministrazione nella pancia. Disinfettare la parte scelta con movimenti circolari di circa 5-8 cm. Formare un'plica e iniettare l'ago direttamente nella cute con un movimento deciso a 90 gradi. Premere lo stantuffo fino in fondo. Rimuovere la siringa e l'ago e tamponare senza strofinare. In caso di persona molto magra, può essere efficace fare una iniezione a 45 gradi. Smaltiamo la siringa utilizzata in un contenitore apposito, rigido, oppure in un flacone del detersivo in modo da proteggere anche gli operatori ecologici. Questo va poi smaltito nel rifiuto secco. Alla fine ci ridisinfettiamo o laviamo le mani.